Partiti. Schermacher non parte e nell'impasse rimane coinvolto Lagoon, che cade in partenza, quindi caduto Lagoon numero 4 e Schermacher non ha preso l'avvio regolare. Intanto si ritrova davanti Red Simple nei confronti di Eternity Boy e Cadou Force, mentre insegue lontano Schermacher. I tre cavalli procedono in questo ordine sulla retta opposta. Red Simple fa l'andatura, si infila dall'interno intanto Cadou Force, lasciando terzo Eternity Boy. Cavalli lungo l'arco della piegata, Red Simple cadenza a piacimento nei confronti di Cadou Force, Eternity Boy. Con i tre cavalli che vengono adesso al completamento della curva per fare l'ingresso in dirittura, con Red Simple che deve gestire dalla prima posizione la corsa, Red Simple in vantaggio, inseguito da Eternity Boy e Cadou Force. E adesso puntualmente si accende la lotta tra i tre cavalli ai 400 conclusivi, in lunga progressione. Cadou Force prova la soluzione all'interno, di fuori prova invece Eternity Boy, 100 dal palo con Eternity Boy che prende lievissimo vantaggio. Eternity Boy su Red Simple, Eternity Boy ha acquisito vantaggio e alla fine viene a staccare netto, vince Eternity Boy, seconda Red Simple, terzo si adegua Cadou Force. Eternity Boy con Rick Casati, particolarmente ispirato in forma, che vanno a vincere nei confronti di Red Simple, il vincitore paga 5,68 con Vincent, il prossimo Red Simple, il terzo paga di forza, mentre